ringrazio Massimo e condivido quanto è stato detto da Anita, sia da Anita che da Massimo. Vorrei aggiungere una cosa: se è vero che comunque sia i nostri amici, diciamo, coloro che fino ad oggi hanno continuato a distruggere i diritti e distruggere il territorio, speculare sul territorio, questi nemici qui hanno tutti i mezzi a loro disposizione, noi, seppur con le minime con forze abbastanza basse, numeri bassi, abbiamo dalla nostra parte una cosa che loro non hanno, che è la ragione. Dobbiamo mettere a frutto la ragione che abbiamo noi. Penso che sia necessario costruire fronti di lotta. Si parla tanto di unità della sinistra, ma io penso che l'unità la si debba fare sui contenuti. Ci sono tutta una serie di questioni in ballo. L'unità, noi ovviamente dovremmo dialogare con tutte queste realtà. Cosa ne pensi della questione tipo comitato la goccia? La goccia. Questione gasometri, questione Sesia la Valle, su questo puoi basare la tua unità, se no altrimenti rischiamo di continuare a cadere negli errori che ci ha visti finire come siamo finiti negli ultimi anni. Io penso quindi che si debba ripartire con la forza della ragione e cercare di dialogo con chiunque, ma che non ci veda più essere sempre portatori d'acqua al mulino altrui, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro, secondo me. Tutti quanti qui presenti hanno fatto un ottimo lavoro sul territorio, con le forze minime che avevamo, e penso sia necessario anche far valere queste forze e non farle diventare un carburante per chi ci usa soltanto come ruota di scorta. Mi duole dirlo, l'esperienza con la giunta Arancione non è stato nient'altro che questo. Ricordiamoci che Pisapia ha vinto le primarie e quindi è stato poi sindaco di Milano. È stato grazie alla Fondazione Comunista che è stata determinante all'interno delle primarie del 2011. Quindi io auspico che la nostra mentalità in futuro cambi e la nostra voglia di partecipazione sia messa a frutto di chi vuole veramente partecipare e non di chi soltanto utilizza la partecipazione per i propri fini elettoralistici. Adesso abbiamo qui presenti esponenti del Comitato La Goccia, dei seminatori d'urbanità, dello sportello Lavoro Scintilla e il consigliere di zona 9 della Quattro Ciocchi. Purtroppo non è potuto venire Crippa, che è l'altro consigliere di zona 9. E vabbè, ringrazio i presenti e se vogliono intervenire vi invito, decidete voi chi per primi. Andrea, Quattro Ciocchi, vieni. Allora, ma vieni qua, qui c'è la telecamera. Che poi serve. Che non si sa mai. No, no, poi serve, bisogna incominciare a dire. Dobbiamo incominciare. No, io ho parlato anche adesso con qualcuno dei seminatori di urbanità che parto da una lotta del territorio che è stata fatta in zona 9, che è stata tra virgolette vincente rispetto alla non edificazione all'interno del parco del Paolo Pini. Mi hanno telefonato dicendo se potevo rappresentarli in questo contesto, e anche perché ho fatto con loro tutta una serie di lotte, abbiamo condiviso iniziative in questi 5-6 anni all'interno del Parco del Paolo Pini. Beh, la situazione in questo momento è tra virgolette abbastanza positiva, nel senso che comunque abbiamo bloccato in questi anni, parlo di una lotta del territorio della zona 9, molto importante perché questo significa una prospettiva diversa anche in futuro. Abbiamo bloccato il progetto di cementificazione all'interno di quell'area, che io lavoro tra l'altro anche alla provincia, città metropolitana, e quindi ero coinvolto e sono coinvolto doppiamente, ahimè o per fortuna, rispetto alla questione. E devo dire che su questo il Comune di Milano, pur non approvando la variabile, la variante rispetto al PGT, si è messa, diciamo, tra virgolette, di mezzo e ha accolto e raccolto le 23.000 firme raccolte dai segnatori di urbanità all'interno del Parco dei Paolo Pini per fare in modo che non ci fosse una cementificazione all'interno dell'area.
tant'è che adesso, oggi come oggi, vediamo che questo è un... per fortuna siamo riusciti a bloccare questo progetto di edificazione, che era un mix tra house sociale, era una roba abbastanza, però molto rischiosa, e su questo siamo riusciti a bloccarle. Quindi da questo punto di vista, sia come Comune di Milano, come Consiglio di Zona, ma soprattutto con il fatto che i cittadini si sono messi di mezzo rispetto a questa questione, devo dire che è andata molto bene rispetto alle previsioni, rispetto per esempio alla Goccia o altre realtà che, sulle quali è ancora tutto in discussione. Credo che su questo, questo è un esempio dove secondo me la collaborazione tra istituzione e comitati è importante. Io credo che nella partecipazione questa è una cosa fondamentale, cioè il fatto che tu sei lì all'interno di un'istituzione, Consiglio di Zona, Parlamento, Regione, Comune di Milano, il fatto di essere una cerniera, e noi siamo lì apposta per rappresentare le istanze dei cittadini, e su questo devo dire che è andato molto bene, e parto da questo per fare in modo di dare. Comunque è vero che ci sono tutta una serie di aspetti negativi che hanno citato Anita, Massimo, eccetera, però una grande collaborazione, la politica vuol dire partecipazione, e il fatto che ci sono dei rappresentanti all'interno di un parlamentino comunque deve essere uno stimolo alla partecipazione e a un collegamento. Infatti io credo che la politica sia importante. Tutti parlano adesso di polis, tutto fa schifo, tutto merda, invece in realtà noi siamo cittadini che vogliamo partecipare per fare in modo che ci siano delle decisioni diverse rispetto a chi vorrebbe governare con 5 persone all'interno del Parlamento, 5 persone all'interno dei consigli di zona e decidere. Detto questo, e parlo, e qui chiudo sulla storia del senatore di Comunità del Parco di Paolo Pini, che non è finita ovviamente, perché poi devo dire, dipende dalle prossime giunte, dipende da tutta una serie di altre questioni che verranno, perché il rischio è che poi dopo alla fine tutta una serie di progetti che sono l'interconnessione molto importante tra tutti i parchi, che partono dal Parco Nord, che passano da Cormano, Cusano Milanino, l'interconnessione chiamiamola ecologica, no? Passano dal Parco dei Palopini, arrivano alla Goccia e arrivano allo Scalofarini, e fare in modo che questa connessione, io spero che ci sia un'attenzione fortissima nella prossima giunta, anche nei prossimi consigli di zona e quant'altro, ma soprattutto dei cittadini, per fare in modo che questa connessione ecologica sia sempre più presente all'interno della zona, ma di Milano. Perché questo riguarda sostanzialmente tutti il progetto dall'interno dell'Interland, cioè della città metropolitana, un grande spazio verde che colleghi dalla Goccia fino al parco Nord e arrivi fino a Scalofarini, e poi riguarda ovviamente anche gli altri scali. Questo ovviamente si intreccia con la questione ambientale dello Scalofarini, perché io ho condiviso tantissimo l'opposizione che hanno avuto Anita, Basilio, Biscardini e quant'altri rispetto a opporsi a un progetto della ridefinizione degli scali in modo, chiamiamolo così, cementificatorio, no? E hanno fatto molto bene, io ho molto apprezzato questa posizione. Devo dire che il rischio che la prossima giunta faccia in modo che questi scali, che saranno grande oggetto di attenzione, e dovranno essere oggetto di attenzione all'interno delle zone, perché sarà centrale, perché sono zone che gli scali Farini, Greco, Romana, saranno, sono enormi, grandissimi, valgono 1000 la Goccia, 1000 ovviamente estremizzo, però sono enormi e quindi saranno oggetto di grande attenzione, e questo per noi dovrà essere motivo di interesse fortissimo. Poi noi non so se qua c'è la gente della zona 9, però devo dire che noi abbiamo Scalofarini e Scalo Greco che ci coinvolgono direttamente. Noi dovremo certamente stare molto attenti e fare in modo che questi spazi siano sempre più, tra virgolette, verdi, o comunque dati alla cultura, dati non al cemento, punto e basta, ma fare in modo, quello che penso io ovviamente, che non ho ragione a prescindere, ma fare in modo che queste aree enormi, che saranno oggetto a settimane
no? A mesi di grande attenzione dal punto di vista della, della ridefinizione di tutte queste aree sarà, io spero che la gente abbia molta attenzione su questa, questa questione, perché saranno centrali. Questo come in zona la Casa Nuova Meri, in Viale Suzzani, la zona Bicocca, la Casa Nuova Meri, Viale Suzzani, anche lì è stata occupata dai ragazzi, da una gente sociale 5-6 mesi fa, sgomberata velocissimamente, adesso sarà oggetto ovviamente anche questo di grande interesse, perché è un'area anch'essa molto grande, non vale ovviamente gli scali, ma su questo, su questa questione, sulla ridefinizione, la riqualificazione di queste aree per noi è importante e ci giocheremo moltissimo. Quale area, scusa, è stata sgomberata? Era la, la caserma, era abbandonata a se stessa, Viale Suzzani, la grande caserma Monedi, è stata sgomberata, è stata occupata, ma dopo tantissimi anni sono andato a visitarla, effettivamente è un'area che è incredibilmente abbandonata a se stessa ancora adesso. Adesso c'è la polizia che la governa giorno dopo giorno con due. Però il problema è che riqualificare quest'area è importante, perché riguarda Niguarda, Bicocca, ha tutta una serie di potenzialità all'interno che secondo me devono essere date, tra virgolette, ai cittadini, con servizi, con agli anziani, cioè con dei servizi sociali molto importanti. E quindi anche su questo, come Biaffarini, come Greco, io parlo della zona, io sono consigliere di zona, sono presidente del commercio da 10 anni, ovvio che gioco un po' sulla zona perché la conosco molto bene da tantissimi anni, e quindi da questo punto di vista credo che, però questa è un'area molto, molto importante, questa come Farigno Greco. Detto questo, io credo che però questa esperienza di, tra virgolette, di governo, perché di fatto noi siamo stati al governo di questa città, credo che mi ha dato un'esperienza fortissima, anche in positivo, non solo in negativo, perché ovviamente la politica è l'arte del, del compromesso, di trovare il punto di equilibrio, eccetera. E non è che in questa zona, rispetto al governo di Decorato, della Moratti, non è cambiato nulla, è cambiato, sono cambiate tutta una serie di cose. In positivo, io devo dire in parte in positivo, ma anche, ovviamente, come dicevano loro, anche in negativo. Devo dire che alcune decisioni, quando tu sei in consiglio di zona e prendi le decisioni da una parte o dall'altra, cambia, perché la politica è diversa, cioè un conto si governa Decorato, un conto si governa, voglio dire, Pisapia, è stata una trasformazione epocale. Devo dire che 20 anni di Decorato hanno distrutto una città che per fortuna Pisapia e noi siamo riusciti, tra virgolette, io quello che penso io, ad avere un 180 milioni di buco di bilancio, no? Ed è stato ripianato nei, nei primi anni, ma non basta, il vero problema è che da questo punto di vista anche sulle case si è intervenuto, io credo che sono tutta una serie di temi, delle tematiche molto forti che dovremmo intervenire sulle case. Negli ultimi mesi si è intervenuto, è vero, con sgomberi, facendo ovviamente molti sgomberi che io critico, però su questo è una partita che credo che noi dovremmo giocare, fare in modo che, io dico delle tematiche, partivo dall'ambiente ma adesso parlo delle, delle case, ci sono 10.000 case sfitte, e su quello credo che sia una, un obiettivo fortissimo da qualunque giunta ci sia, o comunque qualunque persona consigliere che ci sia, che deve intervenire su questo. Ma perché non si è intervenuto in 5 anni? E infatti, infatti su questo credo che su questo bisogna intervenire subito, e quindi noi fare una proposta in positivo. Come dicevo prima, non possiamo sempre parlare in negativo di certi aspetti, fare in modo che il nostro programma sia un programma in positivo. Io devo dire, case, intervenire subito, vuol dire 10.000 appartamenti sfitti, fare in modo che vengano occupati dalle creatorie, dalle famiglie bisognose. No? E quindi questa, questa riunione, questa assemblea, oltre a fare in modo di criticare o non criticare e percorrere tutta una serie di aspetti che abbiamo fatto in questi anni, io credo che io do delle allora, sulla mafia e la corruzione, noi abbiamo avuto 180 beni confiscati alla mafia,
Ecco, su questo secondo me bisogna intervenire ulteriormente e fare in modo che rispetto a Milano la questione della mafia e della corruzione, che è molto forte, soprattutto in questi quartieri, Luzzano, Comasina, Quartoggiaro, eccetera, Bovisasca, eccetera, fare in modo di intervenire subito, perché fare in modo che i beni confiscati vengano dati a associazioni, comitati e quant'altro e che siano, come dire, coltivizzati. Questo è fondamentale. Le case, dicevo prima, da subito fare in modo che le case vengano date, le migliaia di case sfitte in questi quartieri popolari devono essere subito dati alle persone che hanno bisogno. Poi l'altra questione molto importante, dicevo prima degli scali e di tutta l'area ambientale. Bene, allora fare in modo che in tutte le case ci sia un portierato sociale, anche questo è un fondamentale, perché anche questo crea socialità, socializzazione, fare in modo che ci sia un punto di riferimento all'interno dei quartieri. Molto importante, no? Rispetto alle zone, la questione degli anziani, cioè ogni zona deve avere dei centri anziani, è fondamentale. Perché non tutte le zone hanno centri anziani, ma anche centri giovani, che possono essere dati all'interno, come alle associazioni e quant'altro, fare in modo che ci sia un modo diverso di concepire la vita di quartiere, soprattutto nelle periferie. E quindi un'attenzione fortissima rispetto alle periferie. E su questo credo che sia fondamentale questa cosa. Rispetto alle municipalità, le municipalità e i consigli di zona diventeranno dei municipi. Si trasforma radicalmente fra 5 mesi il governo del territorio. È fondamentale questo. Io ho votato contro perché ritenevo e ritengo che perché dai 41 si diventano 30 consiglieri, si danno molti più poteri, no? E va benissimo da questo punto di vista, ma si abbassa il numero dei consiglieri. No? E questo è stato, almeno dal mio punto di vista, ma come quello anche di Crippa, di Tucci, abbiamo votato contro. Ah, sì, E quindi da questo punto di vista, ma ci si dà più poteri, ma mancano due aspetti fondamentali. La rappresentanza, perché se dai più poteri lo si dà più rappresentanza, invece in realtà partendo dai 41 fai diventare 30, che sono un aspetto economico, e crei tre piccoli assessori, ex presidenti, che diventano, che hanno un potere, hanno un'economicità più forte, come dire, prendono 1.300 euro al mese, se non so quanti, e possono fare, come dire, gli assessori, cambio il potere della municipalità da questo punto di vista. Quindi diventano, le aree sono uguali. No? In questa fase, nel 2018 si voterà per la città metropolitana, anche il sindaco della città metropolitana, nel 2018. Ma beh, così si dice nel mondo. Io spero che lo sia, no, anche perché sono la città metropolitana, se non muoio. Le municipalità rimangono lo stesso numero e diventano 30 consiglieri con un po' di quello che succede nel mondo, purtroppo è così. O per fortuna, e il problema è la rappresentanza, quindi sono tre assessori e quindi da questo punto di vista c'è un cambiamento epocale e questi tre assessori tra virgolette avranno delle deleghe in particolare sul verde, l'ambiente, l'edilizia scolastica, la manutenzione dell'edilizia scolastica eccetera. Da questo punto di vista cambia completamente, ma noi abbiamo votato contro perché se tu tagli da 41 a 30, no, i consiglieri, la rappresentanza si taglia e in più gli uffici comunali decentrati non hanno le risorse umane. Cioè, questo è l'altro aspetto fondamentale, cioè senza il personale diventa un problema, cioè io mi interfaccio come presidente del commercio tutte le volte con delle persone che lavorano tantissimo nel comune di Milano, sono super, si fanno un culo così, parliamoci chiaro, lo dico in modo brutale, ma sono pochissime le risorse umane, quindi dare moltissime competenze senza le risorse umane, senza il personale, da questo punto di vista non va bene. Quindi questo aspetto è una cosa assolutamente da correggere e quant'altro. Poi finisco così non mi tiro più. Dicevo gli anziani, eccetera. No, ieri sono rimasto emozionato dalla grande partecipazione che c'è stata alla manifestazione. Finalmente è una partecipazione molto giovanile, no? Finalmente c'erano tantissimi giovani su una questione centrale.
perché io credo che le questioni dei diritti civili, ma soprattutto anche economici, perché poi voglio dire, se uno sta insieme 10 anni e non è sposato, non può dire all'altro, non può avere la reversibilità, dico, ma perché poi cioè, non esiste. No? Non esiste, non è che per forza uno essere sposato per avere. Allora, faccio un esempio che va oltre tutta la questione dell'omosessualità, eccetera, eccetera. Questo sta all'interno del pacchetto, ma questo vuol dire che riguarda tantissime persone, la vita delle persone che vive in modo in convivenza, no? E da questo punto di vista, io se convivo con una persona dopo 10 anni e non posso dire al medico che deve essere curata o la scelta deve essere fatta in questo modo o quest'altro, quando magari il mio compagno o la mia compagna stanno male, questo non esiste. Quindi le unioni civili vanno oltre la questione omosessualità o non omosessualità, perché tu parlano di questo, poi in realtà le unioni civili riguardano milioni di persone che vivono, che convivono, questo è. E Milano è una città dove ci sono tantissime convivenze, da secoli, Milano, Bologna, Genova, Firenze, e quindi io ero molto felice e spero che rispetto a questa questione, oltre alla legge nazionale, devo dire che a Milano spero che si facciano anche dei passi in avanti ulteriori sulle unioni civili, sperando che poi a livello nazionale si... E finisco con la legge di cittadinanza. Io sono per la legge di cittadinanza da sempre, da decenni. Spero che se in Italia non si faccia, se non si sviluppi una legge sul reddito di cittadinanza, un reddito minimo garantito, credo che a Milano sia fondamentale la questione del salario, cioè una persona non può vivere senza avere un euro pur essendo disoccupati. Conosco dei ragazzi, dei cinquantenni che sono rimasti al di fuori del mondo del lavoro. Ecco, su questo è una questione fondamentale. E quindi anche il reddito di cittadinanza, un reddito minimo garantito su una città come Milano deve essere garantito dal comune con delle risorse che si possono tranquillamente trovare, e fare in modo che uno dopo un quarantenne, un cinquantenne, un trentacinquenne, dopo un tot di anni di lavoro, deve avere almeno un minimo di reddito garantito. La partecipazione di 350-400 cittadini, abbiamo presentato in consiglio di zona la delibera, l'avevo presentata personalmente insieme ad Andrea e Franco, e passò all'unanimità. Quindi, come diceva giustamente Andrea prima, è importante avere delle persone che possono essere da fare da anello di congiunzione tra le istituzioni e le richieste dei cittadini. Scusate questa